Buonasera a tutti e ciao a tutti quanti i nostri amici giornalisti che stanno ascoltando questa, spero, breve qualche breve considerazione. Allora, ieri avevamo annunciato che eravamo stati tra gli altri ospedali a controllare le attività che si stavano preliminarmente svolgendo in una nuova struttura. La nuova struttura è l'ospedale di comunità di Valeggio sul Mincio, ospedale che ospiterà 24 posti letto, che ieri siamo andati in qualche modo a controllare, siamo andati a verificare anche i percorsi di accesso all'ospedale, ospedale che rinasce in qualche modo dopo una sperimentazione che era stata fatta qualche anno fa, che ha sicuramente e indubbiamente una utilità per tutta la comunità valeggiana, ma anche dei dintorni, che servirà come percorso di ricovero per i nostri ospedali per acuti, in particolare per il limitrofo ospedale di Villafranca, ma non solo per l'ospedale di Villafranca, anche per le esigenze dell'ospedale di Bussolengo o di quant'altro di acuto ci può essere nel nostro territorio. Non solo, perché l'accesso naturalmente potrà essere fatto anche direttamente da casa, quindi dal territorio. Quindi ha questa doppia valenza, come tutti quanti gli ospedali di comunità della provincia, che via via stanno diventando sempre più numerosi, completando quella rete che avevamo e la regione stessa ci aveva disegnato per il 31-12 di quest'anno. Quindi quello che vi sto dicendo è che questo, nonostante il periodo, è il continuo di un percorso che era già disegnato, che in questo momento vede Valeggio, che come penultima tappa ha visto la parziale, perché i posti letto attivati non sono stati quelli disegnati, attivazione degli ospedali comunità di San Bonifacio. Abbiamo attivato 12 dei 18 posti previsti in funzione della diminuzione dei posti letto di lungodegenza che stiamo facendo funzionare nell'ospedale di San Bonifacio. Crescono gli uni in funzione della diminuzione degli altri. Ma non solo questi, perché sicuramente a breve, quando questo periodo sarà finito, riprenderemo in mano. Come avete visto, non abbiamo smesso di prendere in mano le considerazioni, le varie situazioni, ma sicuramente ci riattiveremo per riaprire gli altri ospedali di comunità previsti dalla programmazione, e non solo quelli, perché stiamo anche rivedendo insieme alla Regione la programmazione regionale che era stata fatta in funzione anche di queste, purtroppo devo dire, nuove esigenze, perché questa pandemia ha dimostrato che sicuramente il numero dei posti letto che avevamo erano sufficienti per una gestione ordinaria, ma è evidente che in situazioni straordinarie come è stata l'esigenza è cresciuta, e quindi anche di questo deve essere tenuto in considerazione nei prossimi anni, perché come stiamo dicendo purtroppo tutti i giorni, l'emergenza Covid non è finita, e dell'emergenza Covid ci saranno varie fasi che dovremo imparare a gestire nel prossimo nostro futuro, perché è un'esperienza nuova per tutti. Stiamo imparando molto dall'esperienza che stiamo vivendo. Voi stessi, mi rivolgo ai giornalisti, ogni giorno ci state ben comunicando le novità che sul territorio nazionale o internazionale via via si stanno susseguendo, e da questo stiamo imparando nel gestire situazioni nuove, devo dire qualche volta sicuramente sbagliando, ma il più delle volte adeguandoci alle situazioni che via via si presentano. In questo preambolo ci sta anche poi la destinazione, quindi anticipo già le domande che porrete, la destinazione che faremo dell'ospedale di comunità di Valeggio sul Mincio. Quindi alla domanda "ma chi metterete dentro?", la risposta è: siamo aperti a tutti, siamo pronti a tutti, abbiamo già disegnato percorsi differenziati di accesso, anche con orari diversi nel corso della giornata, perché anche questo incide, a seconda delle attività che sono in corso in quel momento ci saranno percorsi che possono essere differenziati. Però se mi chiedete lunedì prossimo quale sarà il primo paziente, in questo momento non ve lo so dire, perché stiamo anche guardando qual è il decorso delle malattie all'interno dei nostri ospedali. Se oggi
mi chiedete fai una scommessa, vi direi scommetto un euro sul fatto che sia un paziente no Covid, perché abbiamo ancora una capienza discreta per ammortizzare le dimissioni degli ospedali per acuti presso altri centri, mi riferisco a Bussolengo, mi riferisco a Peschiera, mi riferisco a Marzana, quindi vuol dire dei posti in questo momento ne abbiamo più che a sufficienza. È chiaro che se si dovesse già posti individuati Covid, è chiaro che se questa esigenza dovesse cambiare, a questo punto però cambia tutta la programmazione, perché potrebbero essere anche interessati centri che in questo momento abbiamo definito no Covid. Perché una delle cose importanti, quando possibile, come mai avete sentito come mantra, è quello di riuscire a distinguere le attività. Quindi se non è possibile all'interno dello stesso stabile tenere specializzato o distinto un'attività piuttosto che un'altra, distinguere comunque delle aree all'interno dello stesso stabile, altrimenti se si può avere a disposizione più stabili meglio è. Bene, io poi volevo in qualche modo fare un po' di considerazioni rispetto a quello che ieri abbiamo avuto la possibilità di vedere. Intanto mi sento di ringraziare la disponibilità dataci dall'amministrazione comunale, ma non solo dall'amministrazione comunale, da tutta l'amministrazione, quindi non solo da chi in questo momento è al governo, diciamo così, dell'amministrazione comunale, ma anche da tutti, della lieta notizia, chiaramente. Poi vorrei fotografare, non so se le immagini sono già passate nel monitor, perché sono volte in avanti. C'è stato un momento che per me è stato molto toccante ed è stato quello della cerimonia della benedizione con una figura che, per quanto riguarda Valeggio, ma per quanto riguarda quello stabile, l'ospedale, è stato molto particolare, ed è la persona che avete visto che stava impartendo la benedizione don Dante, che veramente è stato commovente per lui. Da tanti anni aspettava questo momento che ha avuto l'onore in qualche modo di celebrare la benedizione dell'ospedale di comunità, e vedere una persona anziana emozionata è stato per me una cosa molto, molto, molto toccante e molto importante. Quindi ecco, lì vedete un po' le sedie in modo disordinato, per farvi un'idea di come cambiano le attenzioni, no? Il sopralluogo nostro era anche un po' ieri, giornata importantissima, perché era il primo giorno di riapertura, eravamo passati in diversi ospedali a vedere i percorsi, a vedere le file, a vedere gli distanziamenti, e anche lì, quando abbiamo trovato la situazione, era una situazione che era stata messa lì pre-Covid, diciamo così, perché chiaramente fare un ospedale non è allestire una stanza. E le sedie erano rimaste lì e da lì in poi le abbiamo spostate, perché erano sedie che erano una di fronte all'altra, e come sapete adesso è una delle cose che in qualche modo è da evitare insieme al distanziamento. Ecco, quindi ecco, queste erano un po' le cose che vi volevo dire riguardo alla giornata di ieri, quindi riguardo esclusivamente al tema ospedale di comunità di Valeggio sul Mincio. Poi un paio di cose che, visto che ho l'occasione di poter parlare, mi sembrava giusto segnalare, è che abbiamo parlato molto, diciamo così, nei giorni scorsi del tema delle residenze per anziani. Abbiamo tralasciato le altre comunità che possono essere residenziali comunque, quindi penso a tutto il mondo della psichiatria piuttosto che della disabilità, e anche a tutto il mondo delle comunità che diurne, soprattutto per i disabili. È un tema che a noi sta veramente molto, molto a cuore, a noi come amministrazione URSS Scaligera, ma a noi anche come sistema regionale del Veneto. Quindi quello che mi sento di dire, anche sulle segnalazioni che ho visto oggi nei quotidiani, è: tranquilli, stiamo per riaprire, apriremo chiaramente in sicurezza. Proprio oggi abbiamo varato il piano dei tamponi per quanto riguarda tutto questo mondo, il mondo del diurno in,
qualche modo, faremo i tamponi prima di iniziare l'attività a tutti gli operatori e faremo i tamponi anche a tutti quanti gli ospiti, proprio per garantire una sicurezza maggiore nella riapertura di queste attività, che dovrebbe essere veramente prossima ormai, quindi penso che sarà il 18, però non mi sento di annunciarlo in modo così chiaro, perché è ancora da definire chiaramente in modo omogeneo. Poi l'altra cosa che volevo fare era ringraziare tutto il mondo che è un po' intorno a noi, i vari comitati dei singoli ospedali che si sono adoperati e che, come segno di testimonianza e di vicinanza, hanno fatto delle donazioni, per esempio quello di Bussolengo. Oggi ho visto anche l'associazione italiana, quella dell'AIDM, quella dei disabili motori, che ci ha donato, in particolare a Malcesine, all'ospedale di Malcesine, anche lì dei dispositivi di sicurezza, delle mascherine. Quindi ecco, anche queste cose che stanno continuando stanno comunque dando un'idea che purtroppo siamo ancora in una fase 2, poi probabilmente ci sarà una fase 3, speriamo di non tornare nella fase 1. E di nuovo colgo l'occasione di essere qua davanti a voi che ci state in qualche modo ascoltando, per risegnalare con attenzione che le nostre strutture sono delle strutture sanitarie, che sono soggette in qualche modo a qualche piccolo rischio. Quindi il tema è chi deve entrare. Non mi stancherò mai di dirlo, nei prossimi giorni mi sentirete sempre dirlo: l'ospedale è l'ospedale, ci si viene per farsi curare, non si viene per altro. Se possibile, limitate le visite anche ai parenti, perché date maggior sicurezza anche a loro. Se andate a trovare una persona in un ospedale che non è Covid, ma siete un portatore sano, chiaramente portate Covid all'interno dell'ospedale, quindi, e magari lo portate al vostro parente, pensate. Quindi voglio dire, attenzione, è un tema col quale dovremo convivere per un po' di tempo, speriamo che possa a breve finire, però dobbiamo usare tutte le tutele possibili e immaginabili. Bene, io sono in qualche modo a vostra disposizione per le domande che volete farmi. Bene, allora colgo l'occasione per salutare, eccolo qua, giusto per sapere quanti posti letto ci sono e qual è lo stato. Allora, i posti letto sono 24 posti letto, come doveva essere da programmazione. Qual è lo stato? Cerco di intuire il livello della domanda. Allora, l'ospedale di Falleggio è un ospedale che è stato progettato tanti anni fa. Questo ci ha dato la possibilità di poter soddisfare ampiamente, devo dire, gli standard di spazi disponibili all'interno dell'ospedale di comunità. La stanza era una stanza disegnata secondo gli standard dell'epoca per 5 persone. Quando si entra in una delle stanze che noi abbiamo adibito a 2 persone, questo per dare un'idea un po' dei rapporti degli spazi, veramente devo dire che non ho visto altro ospedale di comunità dei nostri a disposizione con del comfort di questo genere. Devo dire anche che si entra, almeno in quell'ala, in un ospedale che sembra essere stato fatto veramente l'altro ieri. Quindi se la domanda rispetto allo stato era quella, mi stanno segnalando che non era solo quella, che mi devo girare, lo faccio volentieri. E rispetto per quanto riguarda le comunità della provincia, ne manca ancora qualcuno, manca sicuramente quello di Isola della Scala, mi viene in mente quello di Caprino, e probabilmente basta, c'è il trasferimento da fare per quanto riguarda Bovolone, e sicuramente non saranno i soli, nel senso che non ci limiteremo a fare quello che in questo momento la programmazione ha previsto, perché abbiamo fatto il ragionamento prima, sicuramente il Covid ha messo in evidenza che ci sono delle ulteriori esigenze che con la Regione valuteremo nei prossimi mesi.
Tamponi drive-in avviati a Sambo, mi chiede Luca Fiorin, oggi sono stati attivati, ma tanto se l'hai chiesto vuol dire che lo sapevi, adesso hai la conferma, è inutile che ridi perché ti vediamo, hai avuto la conferma che siamo pronti sul pezzo e sappiamo rispondere alle domande fatte in modo impertinente. Ecco, ringrazio chiaramente l'amministrazione comunale che si è fatta tramite con un imprenditore locale per gli spazi che ci hanno messo a disposizione. Ok, se non ci sono altre domande vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Ci vediamo, ecco, mi sento già di anticiparvi che domani faremo un altro punto stampa per quanto riguarda la situazione degli ospedali, in modo che vi aggiorneremo anche sul numero di prestazioni che in questa domanda stiamo facendo. Faccio finta di non aver visto la frase di Luca. Buona giornata a tutti.